François de Sade, dialogo tra un prete e un moribondo. Ora che l'istante fatale è arrivato e che il velo dell'illusione cade, lasciando all'uomo disingannato soltanto la cruda visione dei suoi errori e dei suoi vizi, caro figliuolo, non vi pentite della continua sregolatezza in cui vi siete trascinato per umana debolezza e fragilità? Sì, amico mio, mi pento. Ebbene, nel breve tempo che vi resta, approfittatene. Per questo rimorso potete ottenere dal cielo la piena assoluzione delle vostre colpe. E badate che potrete ottenerla dall'Eterno soltanto con la mediazione del Santissimo Sacramento della Penitenza. Non ti comprendo e credo che tu non mi abbia capito. Come? Ti ho detto che mi pentivo. L'ho sentito. Sì, ma senza capirlo. Che volete dire? Ecco, creato dalla natura con delle inclinazioni assai vivaci e con delle passioni molto forti, venuto al mondo unicamente per abbandonarmi ad esse e per soddisfarle, considerato che questi effetti della mia creazione non sono altro che necessità relative ai disegni primari della natura, o, se preferisci, derivazioni essenziali dei suoi progetti su di me, dipendenti tutti dalle sue leggi, io mi pento soltanto di non avere riconosciuto abbastanza la sua onnipotenza. I miei unici rimorsi riguardano lo scarso uso che ho fatto delle facoltà. Criminali secondo te, primarie secondo me, che essa mi aveva dato per servirla. Le ho resistito qualche volta e me ne pento. Accecato dall'assurdità dei tuoi principi, mi pento di aver combattuto per causa loro tutta la violenza dei desideri che avevo ricevuto per un'ispirazione molto più divina. Invece di una messe di fiori, potevo raccogliere abbondanti frutti. Ecco i giusti motivi dei miei rimpianti. Cerca di stimarmi abbastanza da non attribuirmene altri. Come vi portano lontano i vostri errori, i vostri sofismi. Attribuite alla creatura tutta la potenza del creatore e non vedete che le disgraziate inclinazioni che vi hanno traviato sono soltanto degli effetti della natura corrotta alla quale attribuite l'onnipotenza. Amico, mi pare che la tua dialettica sia sbagliata quanto il tuo suggerimento. Vorrei che tu ragionassi meglio o che mi lasciassi morire in pace. Che intendi per creatore e che intendi per natura corrotta? Il creatore è il padrone dell'universo, colui che ha fatto e creato tutto e che tutto conserva per semplice effetto della sua onnipotenza. Ecco, di certo un grand'uomo. Ebbene, dimmi perché quest'uomo, che è così potente, secondo te ha fatto una natura corrotta? Che merito avrebbero avuto gli uomini? Se Dio non avesse lasciato loro il libero arbitrio, e se sulla terra non ci fosse stata la possibilità di fare il bene e di evitare il male, che merito ne avrebbero avuto? Così il tuo Dio ha voluto fare tutto al contrario, soltanto per tentare o mettere alla prova la sua creatura. Allora non la conosceva, non sospettava quale sarebbe stato il suo risultato. La conosceva senz'altro, ma ancora una volta voleva lasciarle il merito di scegliere. A che pro, dato che sapeva quale partito avrebbe preso e che dipendeva soltanto da lui? Perché tu dici che è onnipotente, dipendeva solo da lui, dico, fargli prendere quello giusto. Chi mai può comprendere i disegni immensi e infiniti che Dio ha per l'uomo? Chi può comprendere tutto ciò che vediamo? Colui che semplifica le cose, amico mio,
è soprattutto colui che non moltiplica le cause per ingarbugliare meglio gli effetti. Che bisogno hai di una seconda difficoltà quando non riesci a spiegare la prima? E dal momento che la natura potrebbe aver fatto da sola ciò che tu attribuisci al tuo Dio, perché vuoi andare a cercarle un padrone? La causa di ciò che non capisci è forse la cosa più semplice del mondo. Studia meglio la fisica e capirai meglio la natura. Libera la tua ragione, bandisci i pregiudizi e non avrai più bisogno del tuo Dio. Sciagurato! Ti credevo soltanto sociniano ed ero armato per combatterti, ma mi accorgo che sei un ateo. E dal momento che il tuo cuore nega l'immensità delle prove autentiche dell'esistenza del Creatore che riceviamo ogni giorno, non ho più niente da dirti. A un cieco non si restituisce la vista. Amico mio, devi ammettere che tra due individui chi si mette la benda sugli occhi è certamente più cieco di chi se la strappa. Tu costruisci, inventi, moltiplichi. Io distruggo e semplifico. Tu aggiungi errori su errori. Io li combatto tutti. Chi è il più cieco tra noi due? Dunque, non credete in Dio? No, è per una ragione molto semplice. È assolutamente impossibile credere ciò che non si comprende. Tra comprensione e fede devono esistere dei rapporti immediati. La comprensione è il primo alimento della fede. Dove non c'è comprensione, la fede è morta. E coloro che asseriscono di credere senza comprendere fingono. Io ti sfido proprio a credere nel Dio che vai predicando. Non potresti dimostrarlo, perché non sei in grado di definirmelo. Di conseguenza non lo comprendi, e dal momento che non lo comprendi, non puoi più fornirmi alcun argomento razionale. In una parola, tutto ciò che eccede i limiti della mente umana è chimera o vanità. Poiché il tuo Dio non può essere che l'una o l'altra di queste cose, nel primo caso sarei un pazzo a credere in lui, nel secondo un imbecille. Amico mio, tu provami che la materia è inerte, e io ammetterò il Creatore. Tu provami che la natura non è sufficiente a se stessa e io ti concederò di sottometterla a un padrone. Fino a quel momento non aspettarti niente da me. Mi arrendo soltanto all'evidenza che unicamente i miei sensi riconoscono. E dove essi vengono limitati, la mia fede rimane senza forza. Credo nel sole perché lo vedo, lo concepisco come il centro in cui si riunisce tutta la materia infiammabile della natura, e la sua corsa periodica mi affascina senza stupirmi. È un procedimento della fisica, forse tanto semplice quanto quello dell'elettricità, ma che non ci è dato di comprendere. Perché devo andare oltre? Quando avrai aggiunto il tuo Dio a tutto questo, avrò guadagnato qualcosa. Non mi servirà comunque per capire l'operaio lo stesso sforzo necessario per capire l'opera. Di conseguenza, costruendo la tua chimera, non mi hai reso alcun servigio. Hai turbato la mia mente anziché illuminarla. E non riconoscenza, benché odio, ti devo. Il tuo Dio è una macchina che hai fabbricato per servire le tue passioni e farle muovere a loro piacimento. Ma dal momento che disturba le mie, approvami se l'ho smontata. E nell'istante in cui la mia anima debole ha bisogno di calma e filosofia, non cercare di metterla alla prova con i tuoi sofismi, che la spaventerebbero senza convincerla e l'irriterebbero senza renderla migliore. L'anima, amico mio, è come la natura l'ha voluta, cioè l'insieme degli organi di cui essa mi ha volentieri fornito per i suoi disegni e bisogni. E siccome ha un eguale bisogno di vizi e virtù, quando ha voluto spingermi al vizio, lo ha fatto. Quando ha voluto indirizzarmi alla virtù, me ne ha ispirato il desiderio. E io comunque mi ci sono affidato. È nelle sue leggi soltanto che devi cercare l'unica causa dell'incoerenza umana. E nelle sue leggi non cercare altri principi se non i suoi voleri e necessità. Allora, nel mondo ogni cosa è necessaria. Certamente.
ma se ogni cosa è necessaria, dunque è anche regolata. E chi ti dice il contrario? E chi può regolare tutto com'è, se non una mano onnipotente e onnisciente? Non è forse una necessità che la polvere da sparo si incendi quando le viene dato fuoco? Sì. E che saggezza vedi in questo? Nessuna. È dunque possibile che ci siano delle cose necessarie indipendenti dalla saggezza, e di conseguenza è possibile che tutto derivi da una causa prima, indipendente da elementi come la ragione o la saggezza. Dove volete arrivare? A dimostrarti che tutto può essere com'è, e come tu lo vedi, senza dipendere da una causa saggia e razionale, e che a cause naturali seguono effetti naturali, senza bisogno di cercarne di antinaturali, come invece sarebbe il tuo Dio. Egli stesso, come ti ho già detto, avrebbe bisogno di spiegazione e non ne fornisce alcuna. Di conseguenza, dal momento che il tuo Dio non è buono a nulla, è perfettamente inutile e con ogni probabilità ciò che è inutile è inconsistente e tutto ciò che è inconsistente non esiste. Così, per convincermi che il tuo Dio è una chimera, non ho bisogno di altro ragionamento all'infuori di quello che mi fornisce la certezza della sua inutilità. Di questo passo mi sembra inutile parlarvi di religione. E perché no? Niente mi diverte come vedere a quali eccessi di fanatismo e imbecillità siano giunti gli uomini. Questo genere di deviazioni sono capaci di rendere comunque interessante uno spettacolo raccapricciante, tanto sono prodigiose. Rispondi con franchezza e soprattutto bando all'egocentrismo. Se io fossi abbastanza debole da restare affascinato dal tuo ridicolo sistema dell'esistenza favolosa di un essere che rende necessaria la religione, in che forma mi consiglieresti di tributargli un culto? Vorresti farmi adottare le fantasticherie di Confucio piuttosto che le assurdità di Brahma? Che io adori il grande serpente dei negri, l'astro dei peruviani o il dio delle armate di Mosè? A quale setta di Maometto vorresti che io mi consegnassi? Oppure quale eresia cristiana preferiresti? Attento a ciò che rispondi. Potrei avere dubbi. Allora siete egocentrico. No, è perché ti amo quanto me stesso che ti consiglio ciò che credo. Ed è perché tutti e due ci amiamo così poco se ascoltiamo errori simili. Ma come? Chi può essere cieco ai miracoli del nostro divino Redentore? Chi vede in lui soltanto il più ordinario dei furfanti e il più comune degli impostori. Oh dei, lo udite e non lo fulminate! No, amico mio, tutto tace, perché il tuo Dio, o per impotenza o per ragione, o per tutto quello che attribuisce a un essere di cui ammetto l'esistenza solo un attimo per accontentarti, o se preferisci per prestarmi alle tue meschinerie, perché questo Dio, dicevo, se esiste, come hai la follia di credere, non può avere scelto per convincerci dei mezzi così ridicoli come quelli che presuppone il tuo Gesù. Cosa? Le profezie, i miracoli, i martiri, non sono tutte prove. Come pretendi, a rigor di logica, che io possa accettare come prova ciò che a sua volta ha bisogno di essere provato? Perché la profezia diventi una prova, dovrai prima avere l'assoluta certezza che si sia avverata. Ora è stata tramandata dalla storia, quindi per me non può avere più valore degli altri fatti storici, tre quarti dei quali sono assai dubbi. Se a questo aggiungo anche la possibilità più che verosimile che essi mi siano stati trasmessi soltanto da storici interessati, potrò a buon diritto dubitarne. Chi mi assicurerà d'altronde che questa profezia non sia stata fatta a posteriori, che non sia stata il risultato di un semplice accordo politico, come quella che prevede un regno felice sotto un re giusto o una gelata durante l'inverno? E se tutto questo è vero, come vuoi che una profezia che ha tanto bisogno di essere provata possa essa stessa diventare una prova? Per quanto riguarda i tuoi miracoli,
non mi impressionano di più. Tutti i furfanti ne hanno fatti e tutti gli sciocchi ci hanno creduto. Per persuadermi della verità di un miracolo, dovrei essere ben certo che l'evento che definisci tale sia assolutamente contrario alle leggi della natura, perché soltanto ciò che è esterno alla natura può essere considerato miracolo. E chi la conosce così tanto da poter affermare qual è il punto preciso in cui essa finisce e in cui viene oltrepassata? A dar credito a un presunto miracolo bastano due cose: un giocoliere e delle donnicciuole. Va là, non cercare mai altra origine per i tuoi miracoli. Ogni capo di una nuova setta ne ha fatti. E questa è la cosa più singolare. Tutti hanno trovato degli imbecilli che gli hanno creduti. Il tuo Gesù non ha fatto nulla di più singolare di Apollo di Tiana. E nessuno, tuttavia, si azzarda a prendere costui per un dio. Quanto ai tuoi martiri, sono certamente i tuoi argomenti più fiacchi. Per farne basta un po' di entusiasmo e di resistenza, e finché la causa avversa me ne offrirà tanti quanto la tua, non sarò mai sufficientemente autorizzato a credere che una causa sia migliore dell'altra, ma in compenso sarò molto portato a considerarle entrambe da compatire. Ah, amico mio, se il Dio che vai predicando esistesse davvero, avrebbe forse bisogno di miracoli, martiri e profezie per imporre il suo dominio. E se, come dici, il cuore dell'uomo fosse opera sua, non lo avrebbe anche scelto come santuario per la sua legge? Questa legge, imparziale perché derivante da un Dio giusto, si troverebbe irresistibilmente scritta in ognuno, da un capo all'altro dell'universo. Tutti gli uomini, già simili perché dotati di un cuore, sarebbero simili anche per l'omaggio che renderebbero al Dio che ha donato loro questo organo delicato e sensibile. Tutti avrebbero un unico modo di amare questo Dio, tutti un unico modo di adorarlo o di servirlo, e sarebbe impossibile per loro misconoscerlo, quanto resistere alla segreta seduzione del suo culto. Che cosa vedo invece nell'universo? Altrettante divinità quanti sono i paesi, altrettante maniere di servire queste divinità quanti sono i cervelli e le credenze, e questa molteplicità di opinioni, in mezzo a cui mi è fisicamente impossibile scegliere, sarebbe, secondo te, opera di un Dio giusto. Va là, predicatore, lo insulti il tuo Dio presentandomelo in questa veste. Lasciamelo negare del tutto, perché se esiste lo insulto assai meno io, con la mia incredulità, che tu, con le tue blasfemie. Predicatore, torna alla ragione. Il tuo Gesù non vale più di Maometto, Maometto più di Mosè, nessuno dei tre più di Confucio, che almeno dettò qualche buon principio mentre gli altri tre sragionavano. Ma, in generale, tutti costoro non sono altro che impostori, che il filosofo ha schernito, che la feccia ha creduto e che la giustizia avrebbe dovuto impiccare. Ahimè, l'ha fatto sin troppo per uno dei quattro. È quello che lo meritava di più. Era sedizioso, turbolento, calunniatore, mascalzone, libertino, buffone, grossolano e malvagio pericoloso. Possedeva l'arte di impressionare il popolo e diventava di conseguenza punibile nel regime vigente allora a Gerusalemme. È stato dunque molto saggio disfarsene, ed è forse il solo caso in cui i miei principi, peraltro estremamente miti e tolleranti, possono autorizzare la severità di Temi. Giustifico gli errori, eccetto quelli che possono diventare pericolosi per il governo sotto cui si vive. I re e la loro autorità sono le sole cose che mi incutono soggezione, le sole che rispetto, e chi non ama il suo paese e il suo re non è degno di vivere. Ma insomma, ammetterete che c'è qualcosa dopo la vita? È impossibile che la vostra mente non abbia mai tentato di penetrare nel mistero della sorte che ci attende. E quale sistema può averla soddisfatta di più se non quello che prevede una mole di pene per chi vive nel male e gioie eterne per chi vive nel bene? Quale sistema, amico mio? Quello del nulla. Non mi ha mai spaventato. Mi appare assolutamente consolante e semplice.
Tutti gli altri sono opera dell'orgoglio. Solo questo è opera della ragione. D'altronde, il nulla non è orribile, né assoluto. Non ho forse sotto gli occhi l'esempio delle generazioni e rigenerazioni perpetue della natura? Niente perisce, amico mio, niente viene distrutto nel mondo. Oggi uomo, domani verme, dopodomani mosca, non significa forse seguitare a desistere? Ma perché vuoi che io venga ricompensato per virtù di cui non ho alcun merito, o punito per crimini che non mi appartengono? Riesci a mettere d'accordo la bontà del tuo presunto Dio con tale sistema? Mi ha forse voluto creare per godere nel punirmi di una scelta di cui non mi lascia padrone? Lo siete, invece. Sì, secondo i tuoi pregiudizi. Ma la ragione li distrugge e il sistema della libertà dell'uomo fu inventato unicamente per fabbricare quello della grazia, così utile alle vostre chimere. Quale uomo al mondo, vedendo il patibolo accanto al crimine, lo commetterebbe se fosse libero di non commetterlo? Siamo trascinati da una forza irresistibile e mai un istante padroni di deviare dalla direzione che le nostre inclinazioni ci fanno prendere. Ogni virtù è necessaria alla natura e reciprocamente essa ha bisogno di ogni crimine. Tutta la sua scienza consiste nel perfetto equilibrio tra gli uni e gli altri. Ma possiamo forse essere colpevoli della direzione che ci fa prendere? Non più del pungiglione che la vespa infilza nella pelle. E allora neanche il crimine più efferato dovrebbe ispirarci spavento. Non è questo che dico. Se la legge lo condanna e la spada della giustizia lo punisce, deve ispirarsi ripugnanza o spavento. Ma se disgraziatamente questo crimine viene commesso, bisogna farsene una ragione e non abbandonarsi a sterili rimorsi, che sono vani perché non ci hanno impedito di commetterlo e inconsistenti perché non possono costituire una riparazione. Abbandonarsi ai rimorsi è dunque assurdo, e più assurdo ancora temere di essere punito nell'altro mondo, se siamo abbastanza fortunati da averla scampata in questo. A Dio piacendo, io non ho alcuna intenzione di incoraggiare il crimine. L'ho certamente evitato il più possibile, ma è la ragione che deve insegnarsi a rifuggirlo, e non dei falsi timori che non conducono a niente e che in un animo fermo si dissipano rapidamente. La ragione, amico mio, sì, la ragione, deve avvertirci da sola che nuocere ai nostri simili non può mai rendersi felici, e il nostro cuore deve dirci che contribuire alla loro felicità è per noi la gioia più grande che la natura ci abbia concesso sulla terra. Tutta la morale umana è racchiusa in quest'unico motto: rendi gli altri felici quanto tu stesso desideri esserlo, e non fare mai loro più male di quanto vorresti riceverne. Ecco, amico mio, ecco i soli principi che dobbiamo seguire. E non c'è bisogno né di religione né di Dio per apprezzarli e sottoscriverli. C'è bisogno solo di buon cuore. Ma sento che le forze mi abbandonano, caro predicatore. Rinuncia ai tuoi pregiudizi. Sii uomo, sii umano, senza timore e senza speranza. Getta via le tue divinità e le tue religioni. Tutto questo serve solo ad armare la mano dell'uomo. Il solo nome di tutti questi orrori ha fatto versare sulla terra più sangue di tutte le altre guerre e di tutti gli altri flagelli messi insieme. Rinuncia all'idea di un altro mondo. Non ne esiste nessuno. Ma non rinunciare al piacere di essere felice e di rendere felici anche gli altri. È questo l'unico modo in cui la natura ti offre di arricchire la tua esistenza o di allungarla. Amico mio, la voluttà è sempre stata il mio bene più caro. L'ho idolatrata tutta la vita e ho voluto finire la mia esistenza tra le sue braccia. La mia fine è prossima. Nella stanza vicina ci sono 6 donne, più belle della luce del giorno. Le riservavo per questo momento. Godine anche tu. Seguendo il mio esempio, cerca di dimenticare tra le loro braccia tutti i vani sofismi della superstizione e tutti gli stupidi errori dell'ipocrisia. Il moribondo suonò.
Le donne entrarono e il predicatore divenne tra le loro braccia un uomo corrotto dalla natura, per non aver saputo spiegare in che cosa consistesse la natura corrotta.